Amici sportivi, appassionati di biliardo, specialità boccette, ben ritrovati a tutti. Siamo naturalmente al Bar Leon di Gavarno, come del resto le immagini ci mostrano, per la 12ª giornata di andata del campionato amatoriale di boccette di Bergamo. Stiamo vedendo la prima delle quattro partite di questa sera, quella fra Chiappa e Zanga. Chiappa è il portacolori del Bim Bumba Bar, è la prima volta che perlomeno si schiera con questo nome, questo bar, anche se devo dire che alcuni giocatori li ho già visti all'opera anche nelle passate stagioni, e dunque certamente sarà un po' anche una novità per quanto riguarda appunto gli esiti degli incontri. Siamo tutte e due squadre di categoria C, con un giocatore, Selita, per quanto riguarda il Bim Bum Bar, che se la vedrà contro Ezio Foresti nella terza partita individuale, mentre nella seconda, per quanto riguarda appunto il Bim Bum Bar, viene schierato Viganò e Sirtoli contro Angelo Algeri e Marino Caffi. Nella quarta invece Claudio Foresti e Fiorenzo Gandossi a difendere la nostra squadra contro Rota e Cavagna. Questa è la sintesi di questa serata, che è la 12ª, dicevo, del girone di andata. Naturalmente i due giocatori sono partiti a punteggio uguale, vale a dire 0-0, senza penalità da nessuna parte. Primi due punti per Zanga, adesso però ne tiene tre sul tappeto, forse due, questa forse se ne va. Dunque 4-2 il parziale, con Chiappa che va alla bocciata. Bel tiro, trova la lettina interna, tiro di prima, vicinissimo al filotto. Sei a due. Costo non perfetto, perché va a toccare il boccino, si può stare anche Zanga comodamente, vediamo, leggermente abbondante, però è buono. Tenta le due sponde, addirittura troppo stretta la giocata di Chiappa. Ci prova con l'ultima. Questa potrebbe essere migliore, ma dipende come tocca il boccino, però riesce a ottenerlo. C'è due boccette di vantaggio Zanga. Il gioco appunto non è il suo forte, vediamo cosa combina. Tiene un punticino, può ottenere il 2 più 2, vediamo, forse se tocca il pallino può fare 3-6, ci sono già,
6 a 2, 8. 8 a 6 il parziale. Brutto il tiro di Zanga. Scende tutto nella parte inferiore la giocata. Candela storta per Chiappa. La stretta stretta, due sponde, può essere buona, leggermente lunga, però pizzica nella parte giusta il pallino. Questa passa, porta giù il pallino, si gioca punto su punto. Passato in mezzo, peccato, a parte che era piuttosto sostenuta, fosse stata giusta nella forza come questa, appunto l'avrebbe preso anche prima. Comunque questa aggiusta parecchie cose, vediamo se riesce a portarla in fondo Chiappa. Due boccette di vantaggio, è chiaro che dovrà cercare di allargare il gioco con la prima. Sembra impossibile pensare alla giocata di colori, infatti attenzione, va in buca, il pallino resta rosso, credo il punto, però c'è spazio anche per il portacolori del Bim Bum Bar, ama giocare la candela storta, lui come vedete. Questa volta sbaglia clamorosamente e regala 2-4 a Zanga, 12-6 il parziale. Cerca lo sfaccio, non lo trova, intanto i birilli sono un optional. Pallino è buono. Bello, bello il tiro tirato con intelligenza per restare sotto punto. La cosa gli è riuscita, tenendo anche i due punticini con l'ala esterna. Ancora una bella giocata da parte di Chiappa, che ha visto, bassa la rossa e resta sotto con il gioco degli otto, attenzione. Questa volta la gioca bene. Non sarà facile, vediamo. Infatti, vedete. Simpatica la maglietta, avete visto il del Bim Bum Bar, che è del Filot, il nome sulla maglietta, chissà che sia uno sponsor, non ci credo,
Tanto il punto è rimasto rosso. È rimasto lo stesso colore, qui Zanga colpisce ancora al contrario, 14-10, partita che non decolla. Brutto il tiro di Zanga, regala 4 punti all'avversario. E sono sul 14 pari i due giocatori, vediamo. Gioca la terza, tenta il retro un po' bassa. Brutta giocata, tra l'altro lascia il punto al suo avversario. Ci riprova. Chiaramente con l'intento di tenerla un po' più alta, e questa volta colpisce bene, ottiene 3 punti. Dietro 17-14. Posto di Zanga, credo che voglia accontentarsi dei 2-4, infatti così è, 18-17 il parziale, sono due giocatori di categoria C. Questa volta colpisce abbastanza bene, 2 punticini, sale a quota 20. Costo 3 sponde. Cerca di appoggiare il pallino in fondo e ci riesce. Gioca un bel accosto Zanga. Fa la stessa cosa per poter alzare il pallino. Toccare la bianca. St-
stringe un po' di più, questa però mi sembra bella, infatti, e adesso è abbastanza difficile per il nostro giocatore che cerca la carambolina. Vediamo, uno bianco e punto. Due quattro, 29-38. Giocata che se riesce è buona, ma se no diventa pericolosa, infatti ci è mancato davvero poco. Questa per fare il punto è corta. Tiene 6 e 2, 8 punti di retro, più 2, 4, siamo di nuovo più o meno in parità, 39-38. Tre boccette per fare un punto. Non ottiene nulla, Zanga è andato a ristorarsi. Passa in parte, naturalmente lascia la stessa giocata al suo avversario che ci prova, anche questa mi sembra bassina, fa
infatti l'altro va per le lunghe, no, si appoggia. Questa è peggio di quella di prima. Questa è bella. Non è fortunato però, Chiappa colpisce bene il pallino, lascia il punto al suo avversario che ha il doppio vantaggio di boccetta. Rischia? Beh, questa per fortuna stavo dicendo che non arriva, invece arrivava, infatti va a avere 2 e 1, 3, 3 punti. ...41-39... rischia, il rischio è il mio mestiere. Questa sembra abbastanza bella, Questa è bella, questa è bella. Invece beve 6 punti e ne lascia 2 sul 2-4 al suo avversario. 6-4. Allora siamo a 40, 45 pari. Di nuovo parità, partita che corre sul massimo equilibrio. Ancora un bel tiro di Zanga, 2 punticini. Arriviamo dalla batosta del 9-0 che noi non vi abbiamo proposto settimana scorsa al Bar Giupponi, squadra per noi un po' troppo forte, ce l'avamo illusi di aver mosso un po' la classifica con un 4-5 e un 6-3 e invece ci siamo di nuovo ricacciati in fondo alla classifica. Pertanto, questa con una squadra alla nostra portata. Grande giocata, attenzione, odore di 10 di colore, da cercare di metterla lì in mezzo. Questa mi sembra bassina di là. Attenzione, pericolo buca, vabbè, è lì a dar fastidio, non sarà facile nemmeno per Chiappa riuscire a metterle tutte e due. Gioca anche abbastanza sostenuto, vuole passare di dietro ma c'è in agguato il Ganascino e riesce a ottenere 2 punti. Sale a 49-24 naturalmente, 49-47. Tiene un bel tiro ancora in mezzo, su
soltanto 2 punti, è la seconda volta che la fortuna non è dalla parte. Arturo Chiappa. Costo di Zanga lontano almeno 50 centimetri. Ci riprova, abbastanza strettina, però no, sta su. Bella, bella. Questa l'ha preso pianino pianino, questa mi sembra e adesso lì di chi è bianco sbagliato, giocata anche troppo forte. Adesso sì, da giocare un po' più sostenuta, però deve prenderla in testa quella lì, eh. Bella, bella, bravo. Gioca bene. Ripeto, siamo sul 51-47. Se riesce ad alzare il punto, Chiappa tenta di andarsene. Invece no. Resta, mi sembra bianco, è rosso. 1-2 rossi, 49-51. E di nuovo 2 punti per il 51 pari. Si continua con questa alternanza di equilibrio. Resta un po' lunghina, appoggia il pallino. Adesso hanno migliorato le giocate a punto. Zanga gioca sempre abbondante, questa volta però riesce nell'intento, anche se lascia comunque lo spazio sufficiente toccare la prima rossa, che il pallino schizza di qua. Infatti riesce in qualche modo, anche se ha toccato il pallino, a ottenere il punticino. Qui tenta l'appoggio. Uscito nel suo intento, è chiaro che il suo avversario è favorito, può soltanto toccare, però scende, e invece non riesce a ottenere il punto, lo lascia Renato Zanga, 53-51.
brutto errore. E adesso sono dolori. Adesso sono veramente dolori. Modo cerca di nasconderla, ma candelina storta. Ah, tocca il pallino, se lo pizzica mezzo di qua fa un gioco per noi, eh. Così i 10 non li fa più. Attenzione, alza il pallino, resta rosso, però no, rosso, perde la boccetta di vantaggio. Attenzione, perché se riesce a colpire il filotto. Sono sufficienti 2-4. Attenzione, 2-67 pari. Bravo Zanga, appoggia lì, 1+1, 69-67. Massimo equilibrio, come è stata tutta la partita. Attenzione la rossa, 2-69 pari, però arriva il pallino a completare l'opera. Però forse passa in parte, siamo ancora in gara, fino all'ultimo, 69 pari. Beh, credo che comunque, al di là di alcune giocate che gridano vendetta, possiamo dire che ci siamo davvero divertiti. Attenzione, perché questa può avere i 2 punti che può costare la partita, però... pizzicata, non arriva niente, il punto resta viola.
tenere il punticino, due bocce di vantaggio al suo avversario. Chiaro che lui ha il vantaggio di scendere a punto. Tenta il pallino, indeciso. Questa di danno non ne fa più. Lavorato il ganascino, io la tenterei ancora. Speriamo per noi. Tiene il punto. Tocca di là, tocca di qua e il punto resta lì ai nostri avversari e perdiamo anche questa 71-69 per i nostri avversari. 2-0, non per noi naturalmente. Rientriamo per quanto riguarda l'inizio della seconda partita, siamo sul punteggio di 10 pari, dunque partita appena iniziata fra Fabio Viganò e Maurizio Sirtoli dal Bim Bum Bar di Paladina, opposti al nostro Angelo Algeri e Marino Caffi. Due punti per i rossi, salgono a quota 14, finora nessuna giocata da sottolineare. Ricordo che la nostra è un'ampia sintesi di ogni partita. La prima è durata 55 minuti. Attenzione, arriva il pallino. Ottiene i punti. Ottiene i punti, 8 punti addirittura. Questo è un colpo gobbo. Il resto ci può stare, anche se attenzione perché il pallino è infilato, meno male che non lo vedono. Ci mette tutto il suo impegno. Ottiene un bel punto. Ottiene un bel punto. Mamma mia. Bravo, bravo. Pensavo passasse senza toccare nulla, invece ha tenuto il punto. Però siamo sul 22-10.
resta rosso il punto, resta bianco cioè. Dodici 22 il punteggio, ma non decolliamo. Stretto l'accosto del nostro avversario che ci dà ancora una spintarella, un aiuto. Anche questa è stretta. Altro tocco e adesso diventa difficile da ottenere. Ricordo che in classifica quelli del Bim Bum Bar hanno 28 punti contro i nostri 16, anzi adesso salgono a quota 30 perché ne hanno ottenuti i primi due. Adesso ci pensa Caffi a dare una mano ai nostri avversari, però bravissimo. Tre e sei sono importanti a questo punto. Tre e sei. Ancora il tiro bello, ma non si abbassa completamente. 20-22. Angelino, tradito dalla serata. Buono l'accosto di Caffi.
2-4, si va al sorpasso 24-22. Cambio di strategia, adesso va avanti Fabio Viganò. Abbiamo l'accosto di Algeri. Se c'è la precisione non mi sembra lunga, ma invece no, lo prende. Questa è bella, questa è bella. Buona la giocata del giovane Sirtoli. Caffi, è difficile arrivare dentro lì. Allora lo fa. Buono il punto di Angelo, siamo in vantaggio di 5 punti. Questa passa dietro e non arriva più. Questa è bella. Cerca la precisione Caffi, ma mi sembra sia bassa.
1-2 agli avversari. Tiro nullo. Il punto pericolo 4-2-6 bevuti 62-59. Errore su errore, e noi a noi non resta che piangere. Meno male che c'è il nostro avversario che ci dà una mano. Quattro, sei, sei, cinque, nove. E trova anche il filottone, no. 70 comunque, si finisce qui, 70-59, 5-0 per i nostri avversari, non ci resta che piangere. Parte a meno 4 Enzo Selita. Giusto, meno 2. Thank you.
inizia con questa vocciata. Sì, rosso. La gara non fra Ezio Foresti ed Enzo Selita. Costo dietro per Foresti. Costo. Non so se ci arriva, pizzica ma non lo fa. Attenzione perché c'è una bella giocata da fare, se riesce a entrare metà fra la boccia e il pallino leggermente forte può fare anche 10 di colore. Stretta. Stretta. Uno e bianchi 0-0 dunque, come se la partita iniziasse adesso. Sfaccio. Eccoli qua, 10 punticini a Renzo Selita. Vi ricordo che qui si va al 60, poi però c'è un colpo di scena, non c'è il quarto, il sesto giocatore per meglio dire, dunque la partita dal 60 al 120 non si disputerà e dunque di sicuro almeno due punticini li abbiamo ottenuti. Gran bel punto. Questa non arriva, forse la forza è sufficiente per prendere il punto. Ezio Foresti ha la boccetta di vantaggio. Se riesce a passare lì, vabbè, lo prende.
deviazione sufficiente. Anche lui tenta il punto, l'ha preso, scendere stretto da questa parte. Stretta, entra però con un rimpallo favorevole, 10-2. Trova quattro punticini, due di sgambetto. E il pallino va proprio sull'orlo della buca. Questa è una gran bella giocata, secondo me per farlo lì bisogna giocare sostenuto, così, bravo, bravo, bravo. Preso il pallino, forse voleva prendere la boccetta, scarica il pallino in fondo, attenzione alle candele, sai che va giù, sai che scende, allora tieni su bene. Sostenuto, salito, attenzione, mi sono usciti 10 di colore, una giocata fortunosa, un rimpallo, 20-6, queste sono le giocate che fanno sicuramente male per il morale. Pisce questa volta dritto. Salita, come potete vedere, non lascia nulla al caso.
ottiene il punto, anche se forse non come voleva, ma ha comunque messo la sua davanti. Salita non deve far altro che appoggiare la bianca, la pizzica in maniera sufficiente. Per fare una bella giocata bisognerebbe prendere il pallino verso le rosse. Attenzione, perché se riesce ad alzare il pallino mi sembra un po' improbabile. Gioca per i 3-6, non sono pochi. Ventisei-6. Pizzicatina, non succede nulla. Attenzione, nulla da fare. E adesso bisogna farlo. Bassa. Due punti, anzi tre punti, 9-26, può giocare solamente spingendo il pallino in alto, c'ha due boccette di vantaggio. Giustamente gioca con parsimonia. 3-6, 32-9. Pallino scende.
nel punto di salita. Bravo, bravo, una bella giocata, il rimpallo era invitante. La gioca bene ancora, precisione. Difficile far scavalcare tutto lì. Ricostruiamo l'azione. Ho parlato, ho detto difficile far scavalcare tutto. Gioca il 3-6 ed è il terzo consecutivo, 38-9. Meno male che non ci castiga. Deve entrare bene dietro per spostarla. Bravo, questa volta l'ha giocata bene Ezio. Adesso deve tentare la buca. Siamo nelle mani del Foresti. Se riuscire a colpire non è facile. Però
però bellissima giocata questa. È difficile mettere anche questa, eh. Di colore, grande giocata di Ezio Foresti che risolleva il morale. 19-38, difficilissimo. Ah, manca il pallino purtroppo. Tocca il pallino, fa un bel punto. Forza la giocata, stessa di Foresti. Bella giocata anche per lui. Stretta, stretta, stretta. Diciamo che non gli sta assolutamente andando male a Selita. Due quattro, 42-19. Ricetto, non arriva. Leggermente lungo l'accosto di Selita, però riesce a cogliere il punto.
buona, buona anche questa, ci della giocata davanti, leggermente corta, non di molto. Giocata da brivido anche per Selita. Disturba comunque. Cerca di appoggiare la bianca. Ci riesce, due punti ci sono. Sembra largo, forse però arriva. Tre sei. 25 a 42. Il tiro, pallino resta in alto, cerca il giretto ma non gli arriva, tiene comunque il punto e sposta tutto nella parte inferiore del tappeto. Beh, ottiene il punto, dai. Il Ganascino. Poi la partita non è anche ancora decisa, eh? Attenzione, anche questa c'è qualcosa, invece no. Difficile dosare la forza, non ci arriva. 1-2, 44-25. Troppo
provato il filotto al primo tiro e poi ha perso la via del castello. Gioca le tre sponde da quest'altra parte, Selita riesce a entrare appena sotto il pallino. Buona, buona. C'è la boccetta di vantaggio, Foresti. Resta ancora lì sulle due rosse il pallino. Attenzione perché qui c'è ancora la possibilità dei 10 di colore. Fa il male. Mette bene, però ci sta, Foresti. Bella giocata, sono soltanto tre forse però. Tre, sei, 31-44. Pizzicato leggermente di interno, se lo prende leggermente di esterno gli arrivavano i 10, comunque una bella giocata. Ancora basso.
sono ancora due bianchi, questo potrebbe essere il terzo, vediamo. Uno. Due. Tre, sei, 50, 31. Buono, buono il tentativo. Non arriva più. Grandissima giocata, grandissima giocata, questa era difficilissima. Estrae il calibro dal cilindro. E naturalmente selita. Però questa non mi pare faccia danni, eh. Lascia corta, addirittura tre ancora, eh. Prova con la candelina storta, tocca la bianca, carambola, se n'è andata questa volta e forse ci sono già.
anche questa è una bella giocata, se non tocca il pallino, 31-10, 41-50. Partita comunque tutto sommato ancora aperta, anche se il vantaggio di 9 punti pende a favore di Selita. Forse lo fa perché attenzione, qua c'è pericolo, pericolo, pericolo. La giocata di 10 di colore ci costerebbe la partita. Bisogna cucire. Lo fa con l'ultima Ezio. Questa è sicuramente migliore. Ricordo in precedenza una giocata simile, mi sono rimasti i 10 di colore sul tappeto. Ce n'ha ancora due, io avrei allargato. Allarga adesso che secondo me pochettino tardi, restano lì tre rosse, tra l'altro due delle rosse sono vicine al pallino e adesso gioca l'ultima. Punto difficile. Vediamo, è rosso il punto 43-50. Ancora diritto. Costo
di Foresti che mette in difficoltà il suo avversario. Il rimpallino aiuta Selita. Cerca la precisione, Foresti. Grande punto di Claudio Foresti. Anche lui, Selita cerca di inserirsi lì in mezzo, ci riesce. Grande giocata anche per lui. Vediamo. Fare per quanto riguarda le bocciate, compenso però lascia un bel pallino nove punti da recuperare. Stavolta colpisce bene, ma troppo mezzo e lavora il ganascino, appunto resta bianco. Trova una lettina, 45-52, partita ancora tutta da giocare. Punto, sarà una bocciata di vantaggio Enzo Selita.
Ecco la spondina sulla rossa o sul pallino. Infatti la trova. Enzio Foresti non deve far altro che spingere il pallino verso la rossa. Cercato di metterlo da questa parte, invece gli è sceso dall'altra. Giocata abbastanza facile per attenzione, però attenzione, c'è qualcosa. Uno rosso, 47-52. Ghiotta opportunità. Ricordo si va al 60. Arriva il bel tiro di Ezio Foresti, 4 punti, 51-52, e la partita ritorna in perfetto equilibrio. Storta, un po' troppo bassa. Se arriva a pizzicare la rossa, la pizzica di là. C'è la possibilità di un 3-6 comodo comodo. Questa forse è corta. Questa è qualcosa è corta. Attenzione, gioca il retro, non gli entra, 1-2. Serve sempre il filotto, anche 6 punti.
niente, dunque si continua a giocare, partita anche questa lunghissima. E tira al retro e fa il filotto. La giocata di Ezio Foresti, che tra l'altro non manda il pallino in buca. E adesso vediamo, perché se va sul pallino entra in buca, questa non mi sembra che possa arrivare là, infatti resta ancora bianco. Giocato proprio quella lì, però non fa gioco. C'è la boccetta bianca invitante qua dietro al castello. Lo gioca. Non è male, eh. Attenzione, grandissima giocata, 51-6-3-9-1-10, 61-54, e vince colpo di scena del grande Ezio Foresti, che fa un partitone. Fa un partitone, e a questo punto ci aggiudichiamo, per mancanza degli altri concorrenti, anche la seconda partita. E a questo punto perdiamo con disonore 5-4 a favore dei nostri avversari. Dunque finisce qua, signori. Buonanotte a tutti.